Ben ritrovati come sempre. L'argomento di oggi è il crescendo, in particolare il crescendo rossiniano. Questo è diventato quasi un modo di dire: stai facendo un crescendo rossiniano. Che cos'è e in particolar modo questo aspetto? Prima parliamo del crescendo. Il crescendo è una porzione, una piccola parte di una caratteristica del suono, l'intensità. È quello che permette la crescita, da un punto di vista proprio musicale, in maniera graduale dell'intensità. Come la ritrova un esecutore sullo spartito? La vede con una forcella. La forcella ha questo aspetto proprio di freccia, dove la parte ovviamente chiusa riguarda l'inizio, il piano, e piano piano gradatamente si allarga per ottenere il forte. Se questa forcella ha questo aspetto proprio di linea, non ha indicazioni di lettere, è l'esecutore che decide, l'esecutore o il direttore d'orchestra o il direttore del coro, che decide l'intensità di partenza e anche la progressione fino ad arrivare a un determinato forte. Se invece è il compositore a volere dei limiti, allora inserirà magari all'inizio o alla fine qualche lettera, tipo una P o due P, per dire piano pianissimo come punto di partenza, o una F, o due F, tre F, quattro F, cinque F, qui la fantasia del compositore può essere estrema, per dare il fortissimo. Altro aspetto proprio legato all'aspetto visivo di questa forcella può essere la lunghezza. Questa lunghezza può variare a seconda della frase in cui vuole il crescendo. Se io vedo una forcella breve e aperta immediatamente, istintivamente l'occhio mi dice che devo sì partire piano, ma velocemente andare sul forte. Se invece è lunga e si protrae, inevitabilmente la progressione deve essere più lenta ma costante. E questo è l'aspetto grafico. Poi c'è l'aspetto sonoro. Qui tanti compositori ne hanno fatto uso. Diciamo che un utilizzatore abbondante di questo effetto sonoro è Rossini, Gioachino Rossini. Noi adesso parliamo di Gioachino Rossini solo da questo piccolo punto di vista. Poi ci saranno altre occasioni per sviluppare l'argomento Rossini. Noi lo vediamo, ribadisco, solamente dall'aspetto del crescendo. Lui l'ha utilizzato abbondantemente, come vi ho detto prima, ed è diventato proprio uno dei suoi segni distintivi, tanto da diventare proprio un modo di dire: fate un crescendo rossiniano. Io adesso vi porto ad ascoltarne uno, un crescendo famoso legato a un brano famoso di Rossini. Tanti brani di Rossini sono famosi. Vi consiglio anche un altro ascolto, se ne avete voglia, sempre dello stesso brano, della stessa opera da cui io trarrò il prossimo ascolto. Vi consiglio anche di ascoltare l'aria La Calunnia. La Calunnia, tratta da Barbiere di Siviglia, ovviamente, è un altro esempio, un po' più lunghetto rispetto a quello che vi farò sentire io, ma che dà un'idea del crescendo, da questo inizio, che è un venticello La Calunnia, fino a diventare un colpo di cannone. Noi adesso ascoltiamo la sinfonia d'apertura del Barbiere di Siviglia, ma per la precisione ascoltiamo il finale, un classico, tipico esempio di crescendo rossiniano. E come sempre qua dopo.
frammento di un crescendo tipico. Adesso chiudiamo il nostro discorso sul crescendo rossiniano. Cerchiamo di vederlo da un punto di vista più pratico, personale. Perché è diventato un modo di dire? Perché ci capita, credo sia capitato a tanti, di fare un crescendo rossiniano, magari di partecipare involontariamente. L'esempio più pratico e più calzante su ognuno di noi, visto che immagino che ognuno di noi è stato alunno, o lo è ancora, è quello della classica aula in cui inizia un leggero brusio e se nessuno interviene a domarlo o a sedarlo, questo brusio velocemente galoppa, 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 diventa ampio fino a crescendo rossiniano. Alla prossima!